perché all'epoca che non c'era questa norma, e questo lo voglio dire ai tuoi ascoltatori, alle tue ascoltatrici, perché è un gesto di speranza, è veramente un messaggio che deve rafforzare in tutte noi la consapevolezza che adesso non siamo sole e che siamo protette. All'epoca, determinati giudici, anche sbagliando, viva Dio, assolvevano sul presupposto che se io ti mando il mio selfie autoerotico, se io mi metto davanti allo specchio del bagno e mi fotografo senza reggiseno e te la mando questa foto, io ti sto consegnando la possibilità di farne quello che vuoi. Cioè, questo era il presupposto sbagliato. Oggi è scritto molto, molto chiaramente. Ed è questo il secondo messaggio che diamo a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Quello che distingue, e so che qui ti faccio contento perché era una delle domande che mi volevi fare, quello che distingue il sexting dal revenge porn non è l'età delle persone coinvolte, ma è il consenso. Cioè, fin tanto che facciamo sexting, 84% della popolazione giovanile fino a tutta l'età universitaria, 84% degli intervistati ha detto sì, lo pratico. E se nel 60-70% dei maschi rispondono anche con sconosciute, la percentuale delle donne che ti dice che lo fa col fidanzato, col marito, con il compagno è molto molto alta. Quindi qui c'è una bella dimensione di genere nell'approccio alla questione, molto più goliardico e più spavaldo da parte del maschio, molto più contenuto Certo. all'interno della relazione affettiva alle donne. Finché siamo nel sexting, noi stiamo facendo una cosa che tutti e due vogliamo. Quando diventa revenge porn? Quando uno dei due esce dall'accordo e senza il consenso dell'altro manda qualcun altro, lo cede, lo pubblica, lo diffonde. Quindi il consiglio che, e qui partiamo proprio con i rimedi, il Buono. consiglio che vorrei dare soprattutto alle tue ascoltatrici, perché viva Dio, tranne i minorenni, è difficile che un uomo soffra all'idea di essere stato pubblicato, a meno che non sia una defiance o sia stato preso in giro per le sue dimensioni, il suo shape. Le donne però ci soffrono molto di più, perché purtroppo lo stereotipo che lega la visione delle nudità o peggio ancora dell'intrattenimento dei rapporti sessuali ha ancora una forte connotazione di disvalore sociale.